Un fiore nel cemento è lo slogan intorno al quale si sono ritrovati WISP Campania, Libera e associazioni del territorio per una giornata di giochi e sport che si è tenuta a Caivano, a Parco Verde, venerdì scorso. Nel corso dell'evento è stato srotolato lo striscione con il quale il giorno prima, giovedì 21 marzo, una rappresentanza di ragazzi e ragazze di Caivano ha partecipato alla manifestazione nazionale indetta da Libera a Roma in occasione della giornata della memoria, il ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Siamo del parere che la forte potenza aggregativa dello sport possa fare tanto per le giovani generazioni anche in termini di contrasto alle mafie. In un contesto urbano spesso dominato dal cemento e dalle difficoltà socio-economiche come quello di Caivano, l'iniziativa Un fiore nel cemento, che ha visto la partecipazione delle famiglie di alcune vittime innocenti della camorra che hanno condiviso la loro testimonianza di speranza e resilienza, si proponeva di mostrare come la bellezza possa emergere anche nei luoghi più inaspettati e come possa costituire un efficace antidoto contro l'insicurezza, il degrado urbano e l'illegalità.